Ciao ragazzi, questo non è un acquisto, ma è una riparazione, insomma una ristrutturazione da fare su questa PX 50S. Questa va sistemata tutta, cambiato sella, ogni ben di Dio. Oh, c'è anche chi carino il ragnetto. Niente, scusate, era una cosa tra me e il ragno, perché già ha preso possesso. Qui nulla, la sella è da cambiare. Se ce ne avesse una usata in ottime condizioni, me lo può dire. Qui c'è un pochino di ruggine, ma non è questo il problema. Qui un po' da riaddrizzare, perché non si sa nemmeno se funziona. Funzionerà? Boh, qui non gira nemmeno la chiave. Ma è che funziona? Funziona una sega. C'è un po' da lavorare. Qui c'è una botta da addrizzare. Da addrizzare? Aspettate. E questo è il problema. Chi si brio? Qui entra uno geloso e io lo schiaccio i piedi. No, scherzo, raga. Nulla, le sta un pochino all'acqua questa qui, no? Si vede? Qui gli ha mangiato anche il telaio, ma siccome io guardo di max, lo ritaglio, ci rimetto una piastra e la risaldo. E tutto qui si sistema. Questo è il Vespino. Avete visto ora in che condizioni è? Però il faro gli metto quello dell'ET3, o quello dell'ET3 o quello della 50 specie, perché questo fa cagare, non si può vedere. Niente. Poi sto ragazzo che si chiama Davide, questo è di Davide, di un amico, di mio figliolo, di Christian, vuole le freccettine bianche, bianche insomma, queste trasparenti, specchiettino alla moda, e la vuole un celeste acquamarina. Ora, i prossimi giorni vedrete i cerchi, li vuole bianchi o neri, non lo so, ancora indeciso. In questi giorni mi darò da fare nello smontaggio, nella preparazione della carrozzeria, revisione motore e tutto il resto. Comunque, chi ha un manubrio completo di faro, le gemme davanti, me lo dice e io gliele compro. D'accordo? Raga, questo è il Vespino, new entry in maison francese, quindi in house. Di Cegreat Mirelio. Ciao ragazzi, dai Vespino è tutto, a voi la linea.